venose profonde, una malattia complessa da curare assolutamente, perché si forma, come si interviene e con quali risultati. È come un tappo, un ostacolo che si forma nelle vene delle gambe. Il sangue fa fatica a risalire verso il cuore, si chiama trombosi venosa profonda e a farne le spese il più delle volte è che è costretto a lungo a rimanere immobile. Quando noi camminiamo, di fatto i nostri muscoli eseguono un massaggio ritmico per cui il sangue viene spremuto verso il cuore. Possiamo vedere che il massaggio comincia dalla pianta del piede, poi prosegue al polpaccio. Quando siamo costretti all'immobilità forzata per traumi, per interventi chirurgici, per malattie importanti, allora c'è il rischio di una stasi venosa. Quando il sangue ristagna, il pericolo più grave nelle persone predisposte è la formazione del trombo, un coagulo che continua a ingrandirsi. 3 anni fa, improvvisamente, alzandomi una mattina, ho avuto dei forti dolori alla gamba, un irrigidimento del polpaccio e un blocco quasi della gamba. Per Alessandro sono stati questi i segnali d'allarme, ma il più delle volte la trombosi è una malattia subdola, silenziosa. Le persone che rischiano di più sono le persone anziane, costrette a letto, le persone ospedalizzate, sottoposte a interventi chirurgici, che hanno avuto traumi o che hanno patologie importanti, tipo le neoplasie. Più raramente può esserne colpito chi rimane per molto tempo alla guida o seduto in aereo per lunghi viaggi. Anticoncezionali, gravidanza, obesità, fumo sono gli altri fattori predisponenti. Per capire chi sta rischiando, basta una semplice ecografia. Diagnosticare precocemente la trombosi venosa profonda è molto importante perché l'inizio rapido della terapia anticoagulante permette di prevenire la complicazione più importante di questa patologia, che è l'embolia polmonare. Un frammento cioè che staccandosi entra in circolo e finisce nei polmoni, provoca affanno, dolore, capogiri e svenimenti e può anche essere fatale. Per la popolazione generale la misura più efficace di prevenzione è uno stile di vita appropriato, quindi attività fisica, peso corporeo ideale, alimentazione sana, attenzione all'uso della pillola anticoncezionale nei soggetti con familiarità. Nella popolazione ospedaliera invece bisogna identificare i soggetti a maggiore rischio e somministrare preventivamente l'eparina. L'eparina è un anticoagulante che favorisce lo scioglimento dei trombi e ne previene la formazione. Unico problema è che questo farmaco deve essere continuamente dosato con analisi del sangue molto frequenti per evitare possibili emorragie. Ci sono delle nuove prospettive legate soprattutto all'introduzione di farmaci che sono efficaci e attivi per via orale e che non richiedono monitoraggio. Questi farmaci sono in fase di avanzata sperimentazione e sicuramente nel giro di un anno o due verranno immessi in commercio.